Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo con l'appello, così ci conosciamo. Quindi, pubblici ministeri, abbiamo il signor Procuratore della Repubblica, abbiamo l'aggiunto, il dottor Bonfigli, e vedo anche... E ci fermiamo qua. Però non posso evitare di osservare che è presente... pubblico ministero che sarà, immagino, ecco, il titolare del processo, che come osservatore esterno oggi, giusto, dottoressa? Allora, adesso facciamo l'appello delle parti civili, diamo atto che è assente l'imputato, quindi lo dichiariamo assente, è a conoscenza del processo, immagino, quindi non ci sono problemi sotto questo profilo. Parti civili, facciamo l'appello delle parti civili con ordine possibilmente. Chi comincia? Cosa? Non ce l'ha un... me lo dà per cortesia, così magari vi chiamo io e faccio prima. Perfetto, la ringrazio. Allora. Le parti civili sono Bontempi Pietro, avvocato Massimo Bonvicini. Bontempi c'è? Buongiorno, avvocato. Tredeschi Giorgio, c'è? Sì, ecco, pregherei, se fosse qualcuno delle parti civili presente personalmente, di dirlo ad alta voce. Tredeschi Arnaldo, è presente? Ed è assistito dall'avvocato Elena Frigo, sostituito dall'avvocato Michele Bontempi. Peroni Redento. Perfetto, sono presenti anche oggi in aula? Ecco, se volete alzarvi così ci conosciamo, benissimo. Cucchini Andrea, avvocato Alessandro Magoni, invece c'è. Milani Maglio, c'è. E l'avvocato Andrea Ricci è presente. Talenti Ugo, è presente con l'avvocato Andrea Bianchetti, che è presente. Romani Enzo. Perfetto. Natali Elvezio. Non è presente. Sono presente io, avvocato Federico Sinicato, Foro di Milano. Calzari Lucia. È deceduta? Sì? Scusi, avvocato, sa che non la sento. Non ho capito niente, avvocato, mi scusi. Allora, lei è l'avvocato? Michele Ricci. Sì. Chi sono le persone che subentrano? Continuo a far fatica a capire, avvocato, mi scusi. Allora, tanto si mette al microfono. Lei... Avvocato Barbieri, mi spiega lei? Grazie. Quindi noi siamo arrivati che Calzari, Lucia, è deceduta. Poi, a questo punto, visto che è ceduta, faccia parlare la collega. Visto grazie. Che è ceduta... Allora, la signora Lucia Calzari è deceduta. Le altre due sorelle sono Calzari Renata e Calzari Anna. Calzari Renata è assistita da me e non è presente. Sì. Calzari Anna è deceduta, sì. E io mi sono costituita parte civile con i figli che sono Ribola Anna e Ribola Roberto. Quello che intendeva dire il collega è che io rinuncio alla difesa di Ribola Roberto e subentra il collega. Sì, benissimo, guardi, la ringrazio. Non era facilissima da spiegare, quindi anche
Grazie. La giustifichiamo, avvocato. È chiaro anche per lei? Allora, Ribola Roberto è assistito, costituito parte civile, è assistito l'avvocato Alessandra Barbieri. Io oggi rinuncio al mandato difensivo, ferma la costituzione di parte civile, e subentra al mio posto l'avvocato Michele Ricci. Che deve costituirsi. Che deve depositare la procura. Sì, la procura. Perché io sono già benissimo, costituita. Ci siamo? Ci siamo? Abbiamo capito tutto? Non è presente. Ecco, Calzari Renata e Ribola Anna, difese da me, non sono presenti. Grazie Presidente. Grazie, grazie Avvocato per la sua collaborazione. Zambarda Bernardo. Non è presente da parte dell'interlocutore. Fausto Cadeo, giusto? Sì. Loda Adriana. Buongiorno Presidente, non è presente Loda Adriana ed è assistita da me, Avvocato Guarneri. Lussignoli Maria, idem. Sì, Lussignoli Maria, Binatti Fiorenza e Binatti Cristina sono subentrate al padre per persona offesa e sono tutte assistite da me, non sono presenti. Perfetto, bravissima. Inverardi Francesca. Buongiorno Presidente, non è presente in Verardi, assistita all'avvocato Meraviglia, presente. Perfetto. Poi c'è la Camera del Lavoro di Brescia, CGL, struttura territoriale di Brescia, nella persona del legale rappresentante pro tempore. C'è l'avvocato Federico Sinicato del Foro di Milano. Sono sempre io, sì. Sei sempre lei. Poi c'è Capra Beatrice. Perfetto. Ma Calzari Renata, ne avevamo già parlato, quindi c'era, sì, Calzari Renata come sopra, Ribola Roberto l'abbiamo già detto, Ribola Claudia ne avevamo già parlato, sì? È sempre assistita da me. Sempre assistita da lei. Poi abbiamo l'Unione Territoriale Sindacale CISL, rappresentato dal segretario generale pro tempore, e abbiamo l'avvocato Pier Giorgio Vittorini che è presente. Il rappresentante pro tempore non c'è. Bazzoli Alfredo, avvocato Pier Giorgio Vittorini. Bazzoli Alfredo non c'è. Bazzoli Guido, come sopra. Comune di Brescia. Poi c'è Bazzoli Beatrice. Avevamo già parlato, no? Perfetto. Unione Territoriale UIL, nella persona del segretario generale pro tempore, avvocato Magoni. Montanti Giuseppe. Pinto Annunziata. Eccomi. È lei? Sì. Anche un difensore? Perfetto. E da ultimo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Avvocatura dello Stato, chi c'è oggi? Buongiorno, Avvocato Biglione e Avvocato Cesarini. Perfetto. Abbiamo dimenticato qualcuno? Ovviamente è presente, la domanda è rivolta ai presenti. Allora, adesso passiamo alla difesa. Quindi, il vostro assistito non c'è, chi sono i difensori? Grazie Presidente, Avvocato Stefano Casali, sottoscritto del Foro di Verona, in una con l'Avvocato Edoardo Lana dello stesso Foro. Perfetto. Grazie. Noi ci siamo già conosciuti, Avvocato, ecco, lo dico anche che abbiamo avuto medio termine qualche interlocuzione, sia con la Procura, con qualche parte civile e anche appunto con un difensore che, diciamo, per un garbo istituzionale è venuta a presentarsi appunto nei giorni scorsi presso il mio ufficio. Allora adesso dobbiamo, si passa i giuramenti perché è una corte d'assise nuova,
meno male che non è un processo di codice rosso, perché altrimenti non avremmo assicurato la parità di genere. Ecco, l'estrazione, bisognerebbe essere un po' attenti quando si estraggono le corti d'assise. Cominciamo, direi, da destra o da sinistra, è irrilevante. Cominciamo da lei. Si deve alzare in piedi, parlare ad alta voce e, se dovesse commuoversi, non, ecco, direi che proprio ha un senso di, proprio di partecipazione alla, alla funzione importante che è chiamata a svolgere. Con la ferma volontà di compiere da persona di onore tutto il dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincente convincimento, giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca, quale la società la attende, affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto. Benissimo, facciamo firmare dopo o facciamo firmare subito? Facciamolo firmare subito e poi invece firmiamo noi e i pubblici ministeri, li facciamo firmare dopo. Ecco, intanto lei può cominciare. Con la ferma volontà di compiere da persona di onore tutto il mio dovere. Avanti un altro. Con la ferma volontà di compiere da persona di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento, giudicando con rettitudine e imparzialità e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca a quale la società la tenga, affermazione di verità e di giustizia, giuro di sì di conservare il segreto. Con la ferma volontà di compiere una persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio tra legge e mezza, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni della giustizia e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine di parzialità e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di aggressione e di favore, affinché la sentenza riesca a quale la società la tenga. Benissimo, adesso abbiamo... Con la ferma volontà di compiere da persona di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida,
Giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società la attende. Affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto. Benissimo, allora passiamo a firmare. Ecco, mentre compiamo questi adempimenti, devo darvi atto che questa mattina non si è presentato un giudice popolare, tra l'altro titolare. L'abbiamo adesso sostituito con un giudice supplente, che è lei, e quindi siamo rimasti già in partenza in sette. Ecco, poiché, come spiegherò stamattina, non svolgeremo attività istruttorie, vi chiedo se la disponibilità, eventualmente alla prossima udienza, di recuperare questo giudice, a questo punto come supplente, in modo appunto di avere garanzia, ecco, di non avere sorprese nel corso del processo, perché ecco, ci mancherebbe solo che a metà processo dovessimo ricominciarlo da capo per carenza di giudice. Anticipo anche che quando ci siamo trovati in altre fasi, in periodi di emergenza, ad esempio col Covid, c'è stata grande disponibilità poi delle parti appunto di consentire ai giudici mancanti di poter nuovamente far parte appunto del collegio. Ma io penso che questa eventualità, spero appunto che non ci sia. Abbiamo firmato tutti? Voi avete firmato nel frattempo? Fine? Perfetto. Allora adesso cominciamo a parlare del processo. Devo anticipare come premessa che per fortuna l'anno 2024 è un anno bisestile che ci ha consentito di recuperare questo giorno per fare un'udienza appunto straordinaria, perché avremmo avuto qualche difficoltà a trovare una data appunto in tempi brevi. Per la cronaca, tra l'altro la richiesta di rinvio in giudizio della Procura è del 20 settembre 2022, me lo conferma il signor PM. Il decreto di rinvio in giudizio è datato 23-11-2023 e noi è pervenuto il 1 dicembre del 2023. Quindi abbiamo cercato nel possibile appunto di trovare una data per quantomeno incardinare il processo. Ecco, prima di darvi la parola, che dobbiamo decidere insieme che cosa faremo nel futuro, vorrei così evitare qualsiasi forma di allarmismo che ho un po' notato leggendo appunto i giornali in questi giorni. Quindi vorrei dire che il processo lo faremo noi, è un impegno appunto che prendo, lo porteremo a termine entro il limite di scadenza del mio mandato, che dovrebbe essere fine aprile 2025. Se così non fosse, io mi impegno a rimanere comunque in applicazione fino alla scadenza. Quindi allarmismi nessuno. Il processo lo faremo e lo faremo noi. Ecco, per quello che riguarda invece le udienze, la cadenza delle udienze, voi sapete che c'è anche un processo gemello che in questo momento pende nei confronti davanti al Tribunale dei minorenni. Può sembrare anche un po', diciamo, singolare il fatto che il Tribunale dei minorenni sia tenuto a giudicare una persona che in questo momento ha 67 anni. Ma fatto sta, ecco, mentre il Tribunale dei minorenni ha la possibilità, per questioni di organico, di formare un collegio dedicato a questo processo, noi non siamo in grado appunto di farlo per questioni di congestione di ruoli. Questo lo dico, guardate, non per giustificarmi, perché non ne abbiamo alcun bisogno, ma per far comprendere qual è la situazione attuale della nostra sezione. Ecco, tenete conto che ci sono molti altri processi. Noi siamo anche, abbiamo una competenza specialistica nei processi di codice rosso. I processi di codice rosso sono diventati nel tempo sempre più numerosi e complessi
E oltre il dato numerico che è significativo, e questo immagino che poi i nostri pubblici ministeri ne abbiano piena contezza, non è solo il dato quantitativo che conta, ma anche qualitativo. Tenete conto che a volte in un processo di violenza di genere domestica, solo per sentire una persona offesa, soprattutto se straniera o con un interprete, appunto, richiede l'intera mattinata. E teniamo conto che numericamente, in apparenza, i processi pendenti sono pochi, proprio perché, essendo veicolati da misure cautelari, devono essere poi celebrati con estrema prudenza. Il legislatore, con l'ultimo intervento, tra l'altro, ha ritenuto che i processi di codice rosso devono avere la precedenza su ogni altro, appunto, processo. Quindi la nostra sezione ha questo impegno e attualmente, guardate, abbiamo anche altri processi davvero molto impegnativi. Abbiamo un processo nei confronti di una ragazza pakistana, sono accusati dell'omicidio i prossimi congiunti, ed è previsto per questo processo anche un'attività istruttoria da parte della Corte da svolgersi direttamente a Islamabad, in Pakistan. Poi abbiamo un processo di femminicidio, devo dire al contrario, in questo momento pendente, il primo che ci capita, e in virtù della competenza specialistica che abbiamo in materia di codice rosso, il 75% dei processi di corte d'assise sono a carico della seconda sezione. Tanto per dare un dato numerico, negli ultimi anni abbiamo avuto ben 10 processi per femminicidio. Questi, tra l'altro, si sono aggiunti, ma qui per sorte tabellare, non per specializzazione, i tre processi maggiori che sono stati celebrati negli ultimi anni: il processo Mosca, che riguardava un primario accusato di omicidio volontario dei propri pazienti durante il Covid; abbiamo avuto il processo Bozzoli, di cui, ecco, è durato 2 anni e 22 udienze, e da ultimo il processo per i fatti di Temu Zani, e in questi giorni sto facendo le corse per poter depositare la sentenza nei tempi appunto previsti. Ecco, aggiungo che, giusto per fare anche un esempio completo, in questo momento la sezione ha anche in carico il processo Caffaro, che riguarda l'inquinamento di un sito industriale nella città di Brescia, la cui bonifica è diventata un problema di rilievo appunto nazionale, che si trascina appunto nel tempo. E come se non bastasse, siccome la nostra sezione si occupa in via specialistica anche di reati di pubblica amministrazione, storicamente ha tirato su di te tutti i processi che vengono da Milano con l'articolo 11, che riguardano colleghi che sono o imputati o persone offese. Abbiamo da poco tempo definito il processo a carico del dottor Piercamillo Davigo, e adesso abbiamo un processo veramente di grosse dimensioni che riguarda altri colleghi, sempre della Procura di Milano, accusati di aver non messo a disposizione delle difese del Tribunale appunto delle prove a favore dei difensori. Allora, guardate, ecco, in tutti questi, e lo dico, in tutti questi processi è stato il Presidente ad assumersi l'onere di scrivere la motivazione, perché questo è l'impegno più gravoso che si ha appunto per i giudici, e questo non per deliri di onnipotenza o peggio per autoafflizione, ma perché, guardate, abbiamo una sezione che vive di equilibri, per cui il Presidente deve accollare su di sé molti compiti per consentire agli altri giudici, a propria volta, appunto, di poter svolgere quotidianamente il proprio dovere. Allora, vi ho detto che il processo lo faremo, lo concluderemo nei tempi più vicini, più ravvicinati appunto possibili. Io ritengo, tutte le volte che ho avuto un processo impegnativo, devo dire che per chi mi conosce, non l'ho considerato un'afflizione, ma l'ho considerato un'opportunità naturalmente per incrementare o mettere a frutto appunto le esperienze e la professionalità che abbiamo accumulato nel passato. Qui avremo anche un problema di coordinamento col Tribunale dei minorenni, perché immagino che
non so se i difensori siano poi gli stessi anche in quel processo, no, però i pubblici ministeri immagino saranno gli stessi, quindi io ho preso contatto anche con il Tribunale dei minorenni per capire come orientarci. Tenete presente che, ecco, prima di una falsa partenza di quel processo il Tribunale voleva fare 3 udienze appunto a settimana, il che renderà poi difficile per noi trovare anche un incastro appunto col nostro processo. Immagino che le parti civili siano grosso modo le stesse. Anche qui quindi dovremmo fare un dettagliato programma appunto di udienza per fare in modo che i due processi possano marciare insieme. E naturalmente, con quello che ho detto prima, probabilmente il Tribunale dei minorenni, avendo collegio dedicato, appunto, avrà tempi, penso, più rapidi appunto dei nostri. Allora, devo dire che non, questo lo sapete perché se ne sono occupati gli organi di stampa, io non appena ho ricevuto questo processo ho iniziato un'interlocuzione col Presidente del Tribunale, che ho perseguito anche negli scorsi giorni, per ottenere risorse, perché la gestione di questo processo richiederà necessariamente un impegno straordinario al Presidente e al giudice Latore, e quindi anche renderà necessaria un'attività di supplenza degli altri giudici della sezione che dovranno portare avanti le altre vicende. E ho spiegato che, ecco, è chiaro che se noi avessimo un tempo, un collegio dedicato, potremmo fare quello che fanno al Tribunale dei minorenni, potremmo fare anche 3 udienze a settimana. Però a questo punto credo che la durata del processo dipenderà necessariamente dalle risorse che ci verranno messe a disposizione. Vi ho detto che ho avuto un'interlocuzione abbastanza frequente col Presidente del Tribunale, che ha mostrato grande, devo dire, sensibilità appunto sul punto. Sono in cantiere diverse misure che dovrebbero portare la sezione a essere in grado poi di affrontare nei giusti modi questo processo. In tempi brevi, quindi adesso dobbiamo attendere di vedere quello che succede, contare le risorse che avremo a disposizione, e sia ben chiaro che risorse, ecco, devono essere risorse in carne ed ossa, ecco, non deve essere risorse sulla carta, perché abbiamo bisogno, il contributo deve essere appunto un contributo appunto effettivo. E da questo punto di vista, guardate, io ho avuto in questi giorni nei colloqui col Presidente, ecco, delle forti rassicurazioni su questo punto. Ecco, benché il Presidente, voi sapete, del Tribunale, anche lui è in scadenza, perché poi in questo momento siamo anche un momento così di un po' di precarietà, ecco, è chiaro che poi anche chi verrà dopo dovrà assicurarci lo stesso tipo di disponibilità. Ma giusto per completezza faccio anche presente che abbiamo in questo momento 1 scopertura in udienza. Dei 6 giudici residui, 3 giudici hanno chiesto il trasferimento in questo momento, hanno domande aperte di trasferimento. Nei giorni scorsi ho rinunciato a una domanda per un posto semidirettivo presso il Tribunale di Milano, proprio per stare qua, per cercare appunto di finire appunto il mio mandato. Allora, tutto questo premesso, noi abbiamo individuato una data, adesso poi vi darò la parola, perché è chiaro che tutto il lavoro dobbiamo poi organizzarcelo insieme. La data che abbiamo trovato stamattina è il 18 di giugno del 2023. Scusate, 2024. 18 di giugno. Allora, faccio una considerazione innanzitutto, non su il fatto, ecco, della durata complessiva di questo processo, perché, ecco, non credo che non sia che si potrebbe essere fuori luogo di misurare il nostro processo rispetto alla durata complessiva appunto che ha avuto questa vicenda appunto processuale. Però guardate, io penso che i processi non è importante quando cominciano, ma quando finiscono, e quindi mi riporto a quello che ho detto prima sulla volontà di finirli in tempi rapidi. Poi, guardate, per chi ha un po' di esperienza, sa che anche le vicende processuali più complesse possono essere riassunte in pochi fatti fondamentali. Quindi,
non è detto che di fronte a una pletora, devo dire, veramente molto molto abbondante di testimoni e di adempimenti, non è detto, ecco, non ci spaventa vedere il numero dei testimoni, perché probabilmente riusciremo appunto a semplificare appunto questo processo. E giusto che, visto che abbiamo oggi un'occasione preziosa, un'udienza preziosa, ecco, per cercare anche di già partire in qualche modo, io vorrei fare qualche premessa di metodo con voi. Chi mi conosce la facciamo sempre nelle prime udienze. La prima richiesta è di valutare la disponibilità di eventualmente acquisire atti processuali, che ci potrebbe consentire naturalmente di saltare qualche passaggio e di guadagnare qualche tempo di gioco, come si suol dire in epoca in termini calcistici. E la seconda, di fare una proposta che sono solito fare nei miei processi, e cioè, laddove ci sono molti testimoni da sentire, io chiedo alle parti se possono fare una selezione rigorosa dei testimoni che considerano più importanti, di fare un primo giro, quindi andando oltre quello che è l'ordine stabilito appunto del codice di assunzione di testimonianze, quindi PM, parti civili e difesa, fare un primo giro dei testimoni che voi ritenete più importanti, e poi a quel punto fare un punto della situazione e valutare anche la raccolta degli altri tasselli probatori che possono rendersi appunto necessari. Perché, ripeto, in un processo di questo genere probabilmente, ecco, non è necessario riproporre tutto ciò anche appunto che può essere stato fatto appunto nel passato. Anzi, il lavoro fatto nel passato potrebbe essere anche utile per noi come punto di partenza appunto del nostro processo. Forse ho parlato fin troppo e quindi do la parola alle parti, ai pubblici ministeri, alle parti civili e alle difese, ecco, tutto per vedere se il metodo di lavoro che ho proposto può avere anche una condivisione, e comunque per qualsiasi altra ragione. Signori pubblici ministeri, avete qualcosa da aggiungere? Da sì, proporci? Parlo io, Presidente, grazie. Ora, massima disponibilità anche al discorso metodologico che le ha fatto. Noi siamo disposti anche magari con le difese a programmare l'ordine delle testimonianze. Certamente la complessità del processo è soprattutto quella di conoscere il contesto che sta a monte di questi fatti, e da questo punto di vista riteniamo, insomma, parleremo più in dettaglio con la collega, comunque riteniamo che sia opportuno iniziare l'escussione dei testi dando sostanzialmente la parola a quei testi che possano ricostruire prima di tutto il contesto che sta alla base di questo processo. Ci riserviamo naturalmente, in tempo ovviamente compatibile anche con la preparazione del controesame delle difese, di indicare i testi. Adesso non so come la prossima udienza il Presidente come intende organizzarla, se sarà un'udienza di questioni preliminari e basta, oppure se si dovesse iniziare anche a sentire i testimoni. In questo secondo caso siamo pronti appunto a periodo anteriore alla data stessa del 18 giugno a indicarvi e indicare alle parti i testimoni con cui si inizierà. Però ripeto, il nostro intendimento è quello di iniziare con testi di contesto, quindi di inquadramento. Quanti sa anche indicare? Allora, grosso avete modo, visto che la nostra lista testi, tutto sommato, è una lista testi abbastanza contenuta, perché abbiamo circa una quarantina di testimoni, perché molti altri, Presidente, sono acquisizioni ai sensi del 512, perché sono nel frattempo deceduti. Credo che i testi viventi ad oggi siano circa una quarantina. Parte di questi evidentemente sono appartenenti alla polizia giudiziaria, altri sono testi vari, però ecco, si può iniziare con qualche appartenente alla polizia giudiziaria unitamente a testi normali che però siano in condizione di descrivere il contesto che sta a monte dei fatti di questo processo, e poi si entrerà ovviamente nel merito con l'audizione, ma questo credo un po' più avanti, a seconda di come sì. Lei intende organizzare il processo, si partirà e si entrerà nel merito con testi più specifici. Ecco, senti, i testi deceduti,
sono tutti importanti, anche qui sì, potete fare una selezione. I testi deceduti, guardi Presidente, dalla lista testimoniale non sono tantissimi, perché sono 45, sono 6 per ora. Sono testi fondamentali, questo sì, ci sono ovviamente i verbali di SIT che hanno reso nel corso delle indagini e noi anticipiamo ovviamente fin d'ora, attesa l'importanza di alcuni di questi testi, che ne chiederemo l'acquisizione ai sensi del 512 del codice procedurale. Certo, quindi perché non era prevedibile che ci trovassimo 50 anni di distanza ancora qua, questo no, è l'imprevedibilità. Certamente quando sono immagino. Stati sentiti non era prevedibile che poi sarebbero deceduti. Sì, ecco, poi noi avremo una serie di documenti di cui chiederemo l'acquisizione, si tratta soprattutto di sentenze passate in giudicato, quindi l'acquisizione ai sensi del 238 bis del codice di procedura penale. Siamo anche in condizioni oggi, laddove la Corte ritenesse in questo senso di darne un elenco, sono le sentenze comunque, le sentenze che hanno preceduto questo processo. E niente, poi ci saranno delle acquisizioni documentali, ora anche qua abbiamo parlato con la collega, chiederemo mano a mano l'escussione dei testi proprio per non appesantire la Corte di tutta una serie di documenti, non sono tantissimi, però diciamo su alcuni documenti, fotografie, insomma documenti un po' più specifici ci riserviamo di chiedere l'acquisizione all'esito dell'escussione del testimone che quei documenti evidentemente riguarda. Quindi però ecco, questa è la nostra impostazione, quindi produzioni documentali, sentenze passate in giudicato, acquisizione ai sensi 512 di 6 o 7 verbali SIT relativi a persone nel frattempo decedute e poi questa quarantina di testimoni. È chiaro, come ha detto lei Presidente, che poi nel corso del processo l'abbiamo sempre fatto, non vedo perché non si debba farlo in questo, se ci dovesse essere l'accordo delle parti o se si dovesse ritenere superflua l'esclusione di un test, assolutamente disponibili a rinunciarvici. Quindi... No, ecco, lo dico per questo, è chiaro che noi, non conoscendo nulla di questo processo, non siamo in grado neanche di fare un discorso approfondito su una scrematura delle testimonianze, quindi la nostra idea è quella di ammetterle tutte. Certamente. Si è sempre poi, fatto così. Ecco, man mano che entriamo nel processo, quando capiamo quale conta, quella che non conta, quella che può essere superflua, sovrabbondante, potremmo di volta in volta rinunciare appunto ai testi. Ecco. Mi chiedevo una cosa, giusto per anche sfruttare l'occasione che abbiamo oggi, che è stata anche un'occasione preziosa, devo dire, per noi. Oggi non facciamo nessuna attività istruttoria, ecco, non parleremo neanche di eventuali questioni preliminari, ecco. Però voglio dire, se vogliamo anche così cercare di in qualche modo di far partire il processo, potremmo, salvo poi il provvedimento di acquisizione, se ci fossero delle produzioni da oggi offrirci con riserva di ammissione, potremmo farlo già oggi. Così come invece eventuali questioni appunto preliminari, ho visto che l'udienza preliminare è durata tanto, quindi immagino che ci sia stato qualcosa di, insomma, qualche, anche sulle questioni preliminari ci sarà stato qualche discussione, immagino. Anche in questo caso potremmo chiedere ai difensori o alle parti civili se prima dell'udienza magari ci fanno avere una memoria contenente queste, così cominciamo magari a studiarcele. Già in quell'udienza di giugno potremmo già sciogliere la riserva sulle questioni preliminari e già passare ai provvedimenti di ammissione appunto dei testi ed eventualmente anche di acquisizioni documentali. Ecco, sotto questo profilo, guardate, noi, come è successo in altri processi dove abbiamo acquisito tutti gli atti, parlo di questo processo in Nigeria, noi siamo molto contenti quando abbiamo delle produzioni documentali, però noi amiamo l'oralità del processo e quindi su quelli che sono i passaggi fondamentali vogliamo che la prova venga apprezzata direttamente appunto dal collegio, come facciamo sempre. Noi siamo in condizione, adesso se mi dai la copia anche per la difesa, abbiamo già i dischetti, sono le sentenze. Ne parliamo dopo.
parliamo, questo processo, sì. Insomma, la sentenza del 2010 di assoluzione messa dalla Corte d'Assise di Brescia, quella sempre di assoluzione, la numero 7 del 2011 emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, la sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte d'Appello, sentenza Conforti, che riteniamo un atto fondamentale dal nostro punto di vista, soprattutto per la ricostruzione, ecco, di quello che è un aspetto importante in questo processo, cioè il contesto. E quindi ne chiediamo ovviamente l'acquisizione e poi la sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso presentato da Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, appunto avverso la sentenza Conforti, e poi la revisione della sentenza recente, quella emessa dalla Corte d'Appello di Brescia sull'istanza di revisione proposta da Maurizio Tramonte. Già stamattina eventualmente... Sì, abbiamo il dischetto, Presidente. Sì. Ecco, dischetto, sono dischetti intelligibili sempre. Ovviamente, non diamo dischetti col... No, non per quello. Con i virus. Guardi, noi che siamo un po' antichi, a noi piace il cartaceo, nel senso che il cartaceo sappiamo, invece a volte il dischetto, siccome tutto sono compatti i documenti, a volte facciamo fatica. Sì, possiamo depositare. E se non abbiamo la parola chiave facciamo fatica. Se fosse possibile... Certamente. Ecco, ma chiediamo anche venia del fatto di essere non ancora calati del tutto nella modernità, se fosse possibile avere acquisizioni cartacee, noi amiamo, ecco, esatto, sfogliare i documenti. Nei prossimi giorni le depositeremo le... No, queste sono miei disparsi. Nei prossimi giorni le depositeremo le sentenze in formato cartaceo. La ringrazio. Altro da aggiungere, signor PM? No, niente. Appunto, siamo a disposizione vostra, Presidente, come intenderà organizzare la prossima udienza e le prossime udienze, e in base a questo poi vi faremo, indicheremo i testi. Perfetto, cui inizieremo. Ci siamo. Allora, diamo le parole alle parti civili. Sono numerose e qualificate, vedo, quindi... Per qualsiasi cosa, qualsiasi osservazione, anche critica rispetto a quello che ho anticipato prima, siamo qua ad ascoltare tutti e anche a modificare quello che è il nostro intendimento laddove ci venissero suggeriti delle soluzioni naturalmente meritevoli di apprezzamento. Ci dica, Avvocato Bontempi. Sì, semplicemente per dare conto alla Corte della lista testi delle parti civili che è stata redatta in maniera volutamente il più possibile ridotta, nel senso che non sono stati indicati innanzitutto una serie di testi che erano comuni a quelli del Pubblico Ministero e sono stati tolti anche dei testi che facevano riferimento alla vicenda coperta comunque dalla sentenza Conforti, essendo per noi sufficiente appunto il contenuto della sentenza passata in giudicato. Quindi i testi rimasti sono veramente pochi, tra cui peraltro due persone offese che non erano mai state sentite nel precedente processo, quindi di fatto sono 15 testimoni, tutti su circostanze relative alla fase, diciamo così, che riguarda l'imputato e quindi la fase esecutiva dell'attentato. Quindi il giorno dell'attentato. O sì. i giorni antecedenti dell'attentato. Senta, lei, Avvocato Bonini, sta parlando... Per tutte le parti civili in questo momento? Io sto parlando dei firmatari della lista testi presentata, che sono quasi sì. Tutti. Credo. Quindi, scusate, facciamo un riassunto. A parte i testi del pubblico, visto che sono una quarantina, salvo, e poi salvo valutare quali sono. Quindi, le parti civili complessivamente, riusciamo a avere un dato numerico definitivo, grosso modo? Quindi, sono 15 17, per tutte le parti 17. Civili, è così? Quindi avete fatto, vi siete messi d'accordo, sì. Benissimo, vedete, anche questo è un contributo che avete dato alla definizione appunto del processo. E non sono comuni? Non sono comuni. Comuni col pubblico ministero. Esatto. Ecco, giusto anche per questione di metodo, noi sappiamo che dalle sentenze passate in giudicato possono essere utilizzate anche ai fini del... però sono liberamente valutabili. Quindi il collegio non è assolutamente vincolato a accertamenti di fatti e circostanze che vengono accertati in altri processi laddove non ci sia condivisione. Va bene? Giusto per anche questo, una premessa appunto di metodo. E quindi se fosse necessario risalire nel tempo anche con delle verifiche su fatti che
magari non sono, sono ancora un po' non chiari, ecco, il collegio farà anche questo sostanzialmente. E aggiungevo solo, Presidente, una considerazione che, ripeto, non abbiamo indicato testi su circostanze coperte dalla sentenza conforti, abbiamo però visto e preso atto che nella lista testi della difesa c'è la richiesta di acquisizione di tutti i verbali del procedimento davanti, diciamo così, al dottor Fischetti, primo grado, qui, e su quello noi, diciamo, non ci opponiamo, nel senso che se può essere un materiale utile per la Corte va benissimo, ma riteniamo comunque che sia già in ipotesi coperto dalla sentenza conforti. Ultimissima cosa, abbiamo anche aggiunto come verbale di prova di altro procedimento penale la perizia disposta in incidente probatorio davanti al Tribunale dei Minori sul riconoscimento di Toffaloni, che sostanzialmente, come diceva lei, è concorrente nel reato, ma è giudicato da un altro tribunale per questa norma un po', diciamo così, assurda, che consente questa cosa, perizia che ha riconosciuto Toffaloni in piazza della Loggia la mattina della strage, che secondo noi è un atto comunque importante di collegamento tra i due imputati. Non avete chiesto di sentire anche Toffaloni come imputato in un procedimento connesso? No. No. Grazie. Ditemi, quindi ha parlato l'avvocato Bontempi a nome di tutte le parti civili? Presidente, aggiungo, rifacendomi alla lista testi delle parti civili che condivido e che faccio mia, aggiungo che avendo la stessa passione per il cartaceo di cui lei ci ha manifestato il desiderio, questa parte civile intende produrre copia della relazione stenotipica delle dichiarazioni rese alla Commissione parlamentare stragi, dall'allora generale Delfino, dichiarazioni che hanno un rilievo in questo procedimento perché toccano in più passaggi il tema delle indagini sulla strage del 28 di maggio, sia con riferimento ai fatti antecedenti, cioè diciamo al tentato colpo di Stato del Mar di Fumagalli per intenderci, sia con riferimento proprio alle attività di indagine svolte nell'immediatezza sulla pista Buzzi, per capirci. Vi sono dei riferimenti specifici proprio anche ai rapporti intercorrenti tra Verona e Brescia a quell'epoca, una serie di dati che ritengo siano utili per la valutazione complessiva dei fatti e per la valutazione delle testimonianze di altri testimoni, evidentemente, che verranno ascoltati, ecco, qua. Ma per scusi un attimo, prego. Il generale Delfino, che peraltro è noto all'ufficio per altre vicende, se non ricordo male, era imputato è stato imputato in questo processo, quindi dobbiamo capire. È stato utilizzato anche nel procedimento originario, cioè quello in cui è imputato anche il signor Delfino. Ecco, dire, ed è stato a quale utilizzato... titolo dobbiamo acquisire quelle dichiarazioni? Sempre che poi, allora, con l'accordo delle parti, poi sono liberamente valutabili. Sono dichiarazioni rese davanti alla Commissione parlamentare stragi, che, come lei sa, ha poteri istruttori ex lege paragonabili a quelli giudiziari nei limiti della legge istitutiva. Sono state utilizzate peraltro già nei controesame che il Delfino ha avuto nel corso del procedimento in cui era. Allora, imputato. Guardi, le dico, anticipo una cosa, guardi, che io stesso vi ho invitato a fare delle... Ecco, è chiaro che non dovete sommergerci di produzioni, perché, ripeto, i processi, voi ne vedete solo una parte, ma c'è prima l'udienza, c'è l'udienza e c'è il dopo. Tenete conto che in questi processi non si può arrivare alla fine con migliaia di pagine di stenotipie, quindi vuol dire che l'estensore della sentenza o il giudice a latere, ecco, volta per volta devono riprendere in mano le stenotipie e aggiornare, in modo anche poi alla fine di avere un quadro appunto preciso. Quindi io direi di fare così. Ci sono magari alcune cose che possono avere un valore anche per noi preliminare per entrare nel processo, perché guardi, stranamente, io sono qua da 35 anni, questo processo mi ha sfiorato da tutte le parti, ma non me ne sono appunto mai occupato.
quindi stranamente, perché sono stato ufficio GIP per 17 anni, ecco, una nostra collega è stata 2 mesi all'ufficio GIP, oggi è incompatibile, col giudice anziano è incompatibile perché in quei 2 mesi si è occupata anche di questo processo. Però direi che alla fine, ecco, cerchiamo, come diceva il dottor Bonfigli prima, di tirare fuori gli elementi mano a mano in modo di consentire a noi di avere una conoscenza graduale di questo punto processo, in modo che piano piano entriamo nel processo e cominciamo a capire di cosa si parla, perché se ci date tutte queste produzioni, ecco, faremo fatica in tutto a studiarle da qua a giugno, attesa anche gli altri punti impegni. E poi, insomma, secondo me poi il processo deve vivere anche di oralità, quindi man mano magari che trattiamo un argomento, magari alleghiamo la documentazione appunto di riferimento. Ecco, poi parlo, mi sembra, io guardi, ero in sezione quando c'è stato l'altro processo, il presidente Fischetti, mi sembra che sia durato un paio d'anni, perché si era posto, guardate, un problema che oggi ci poniamo noi, e il presidente Fischetti si era dedicato a quel processo, tra l'altro credo che la sentenza l'abbia poi scritta il giudice Latere. E noi, io per quello mi pongo dei problemi, perché gli altri giudici della sezione, di cui ero anche parte, avevano dovuto preoccuparsi di tutto il lavoro ordinario. Ecco, io credo che sia inutile rileggere tutto, però per esempio cose che diciamo oggi nel codice rosso, quando ci producono valanghe di chat, di messaggi, eccetera, se qualcuno ha interesse a qualche atto, magari ci può evidenziare quali sono i passaggi di quell'atto appunto di interesse. Questo per evitare magari appunto di dover avere, poi fare un lavoro enorme che poi magari non interessa al nostro processo. Ecco, perché immagino che nell'altra vicenda c'era bisogno di ricostruire una vicenda storica complessa, forse il nostro processo potrebbe essere anche più semplice, perché riguarda, se non ho capito male, gli autori materiali, i presunti autori materiali di questo fatto. Quindi sotto questo profilo il fatto storico, diciamo, è molto più circoscritto. Quindi vi chiedo, quindi da un lato vi chiedo di produrre, di essere pronti a produrre dei documenti, di non, ecco, di ingolfarci di documenti che potrebbero non essere utili, di fare voi una stessa selezione anche per singolo atto di quei passaggi che ritenete rilevanti. Questo in ottica di una semplificazione del processo che ci consenta di chiuderlo nei tempi che ci siamo prefissati. Anzi, aggiungo una cosa, perché nella missiva che avevo mandato al presidente Masia, che poi ha avuto anche una pubblicità da parte degli organi di informazione, io mi sono ripromesso di fare 3 udienze al mese. Ho detto, se avremo le risorse, cercheremo di fare 3 udienze al mese. Facciamo un calcolo matematico, secondo me, con 3 udienze al mese, tenuto conto la scadenza del mio mandato, dovremmo farcela, salvo poi ci sarà la scrittura della sentenza, ma questo è un altro discorso. Quindi mi raccomando, non inondateci di carte e dateci le carte per noi che, secondo il vostro punto di vista, sono importanti. Mi assumo quindi l'onere di evidenziare le pagine specifiche alle quali corrispondono le affermazioni che possono essere utili per una valutazione della Corte. Sì, noi concentreremo la nostra attenzione, ecco, sulle parti che ci vengono evidenziate. Va bene. Avvocato Vittorini, l'ho sentita stranamente silente stamattina, che nelle aule d'udienza questo è un fatto nuovo. Cosa sì, da dirci? Confido che sia un miglioramento. Il riferimento che è stato fatto dal Procuratore Generale sull'articolo 512 e quindi sulle letture mi spinge a sottoporre all'attenzione della Corte quello che potrebbe, nella mia ottica, essere argomento di singole questioni. Procuratore Generale Infieri, stava dicendo. Prego? Procuratore Generale Infieri, sì. Aggiunto. Eh sì, perché anche, scusi, c'è vicino anche il Procuratore della Repubblica. Dobbiamo rispettare le gerarchie, giusto? Ci dica. Allora, potrebbe essere oggetto di singole questioni che potrebbero, se dal mio punto di vista non risolte sul piano del metodo,
inceppare le singole udienze. Io mi pongo il seguente problema, peraltro era già stato evidenziato nel corso delle questioni preliminari nel processo di Corte d'Assise sotto la presidenza del dottor Fischetti. Noi abbiamo certissimamente, secondo me, la facoltà di acquisire le sentenze, le motivazioni delle sentenze passate in giudicato. Secondo me, altro e diverso tema è quello relativo all'acquisizione dei verbali. Lo è perché è indubbio che i 50 anni che sono trascorsi ci riconsegnano metodi, legittimità, facoltà, criteri di valutazione anche sul piano della nullità o della inutilizzabilità di taluni atti che sono stati svolti a quell'epoca sotto il regime di un codice processuale diverso dal nostro. Ne deriva conseguentemente, dal mio punto di vista, che proprio la possibilità che sia di acquisire le sentenze passate in giudicato ci riconsegna un riferimento per cui il giudicante deve acquisire e valutare ai sensi del 187 e del 192, che sono due articoli che stanno in questo, lo chiamiamo ancora nuovo, ma più di 30 anni, codice di procedura penale. Quindi 187 circoscrivere la valutazione di quelle sentenze nell'ambito del capo di imputazione di questo processo. 192, valutazione su quel contributo probatorio che deve essere fatto, udite udite, da codesto giudice in funzione di quelli che sono i criteri di questo codice. Faccio fatica, viceversa, ad estendere questa transitività anche ai verbali. Vorrei fare un esempio, ma quando un ufficiale dei carabinieri si rivolge entusiasticamente a un pubblico ministero, a un giudice istruttore nel regime del vecchio codice di procedura, dichiarando che un indagato gli ha confessato di essere l'autore della strage, non vale niente. Non vale assolutamente niente. No. Quindi la mia domanda è: vogliamo metodologicamente acquisire questo tipo di criterio in esordio? Oppure dobbiamo volta per volta discuterne? Io credo davvero che sarebbe una maniera di inceppare il tutto. Perché io sostengo questa tesi? Perché se non vale niente, Presidente e signori della Corte, anche l'acquisizione di quei verbali ai fini delle contestazioni a carico di qualche testimone di questo processo, io credo che non possa essere utilizzato. Lo metto, non è un documento, non è una memoria, ma lo metto sul tavolo dei colleghi, lo metto sul tavolo dei pubblici ministeri, aggiunti o meno che siano, ma lo metto soprattutto sul tavolo della Corte, perché secondo me potrebbe essere un nodo che potrebbe risolvere una serie di elementi. Voglio essere estremamente chiaro da questo punto di vista. Quanto richiesto dall'avvocato Sinicato, a mio modo di vedere, non sta in questa regola, perché giustamente sta in un'altra prospettiva che non è quella giurisdizionale, per quanto siano assimilabili alle commissioni di inchiesta, parlamentari di inchiesta, attività più che investigative, istruttorie. Per cui su quella richiesta di acquisizione, più o meno selezionata, io non ho nulla da eccepire. Perfetto, allora le anticipo, adesso poi è chiaro che la questione è fondata e anche ecco, la durata di questo processo crea tutta una serie di problematiche che non abbiamo affrontato prima, però è evidente che tutto ciò che noi faremo dovrà essere valutato alla stregua delle attuali regole processuali e devo dire noi siamo anche un po' allenati a farlo. Perché quando abbiamo le rogatorie internazionali sappiamo benissimo quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. In certi paesi dove ci sono le prove, ecco, ci sono ancora sistemi diversi appunto dal nostro, dove vale
la testimonianza dell'ufficiale IPG rispetto a dichiarazioni che gli sono rese. Ecco, è chiaro che oggi nel nostro sistema questo non c'è, ma non c'è perché c'è un motivo per cui non ci sia, chiaro, perché c'è un tipo di attività, ma ricordiamoci che all'epoca i pubblici ministeri potevano fare un'indagine e loro stessi emettere provvedimenti di cattura. Ecco, sembrano archeologia, ma io facendo il moto li ho vissute, tanto per dire, non sono così lontane nel tempo. Sì, quindi noi ecco, avremo estrema attenzione, ma sarete voi a segnalarcelo quando si possono creare questi problemi. Rimane il fatto però che sentenze che sono state scritte sulla base di questi elementi, ecco, i fatti possono essere utilizzati, però l'ho detto anche prima, perché in realtà a noi piace pensare con la nostra testa, quindi non siamo vincolati da quello che leggeremo in quelle sentenze e quindi potremo utilizzare quello che secondo noi, appunto, solo gli argomenti che secondo noi saranno convincenti. Ecco, io direi che poi, siccome ha avuto un percorso questo processo, ci sono state sentenze di assoluzione, ecco, poi confermate in appello e non confermate in altre sedi, io credo che la cosa più ragionevole è passare cominciare dalla fine, non cominciare dall'inizio, perché chi è arrivato dopo evidentemente aveva un quadro, ecco, fermo restando che poi anche ciò che è avvenuto prima per noi può essere appunto importante. Quindi ci sono dei testi immagino più importanti di altri in questo processo. Ecco, mi chiedo se i verbali di SIT o i verbali resi nel dibattimento che verranno utilizzati, ecco, penso per le contestazioni, quindi che cosa verrà utilizzato per le contestazioni, anche questo dobbiamo metterci d'accordo, perché normalmente vengono utilizzati per le contestazioni le SIT rese al PM nell'ambito dell'indagine, laddove si trattasse di utilizzare materiale esterno dovremmo di volta in volta valutare di cosa si tratta. E voi dovete avere così estrema attenzione di fare presente di volta in volta di fronte a una contestazione da dove attingete l'informazione che serve appunto da contestare il test, per vedere se poi quella contestazione può essere più o meno appunto ammissibile. Ecco, tenete conto anche che nel nostro ordinamento, prima di alcune riforme, la contestazione, il fatto contestato poi diventava patrimonio conoscitivo del Tribunale. Oggi invece il fatto contestato può essere valutato solo ai fini dell'attendibilità del test. Quindi ci sono anche col nuovo codice, c'è stato un work in progress e dovremmo tutte le volte capire, ecco, di fare una ripassare quello che è successo anche dal punto di vista procedurale negli anni passati. Avete qualcun altro o qualcos'altro da dire? Lei, avvocato Meraviglia. Se posso, intervengo in punta di piedi per accogliere il suo invito. Io rappresento Francesca Inverardi, che è una, diciamo, nuova parte civile, perché ha trovato il coraggio di costituirsi parte civile solo in questo processo, senza essersi costituita prima. Domanda, come mai? Non se l'è sentita prima. Non se l'è sentita, molto semplicemente. Molto banalmente, però. Per questa ragione, come difensore di parte civile, ho insistito perché fosse inserita nella lista dei testimoni. Lei presente ferita racconterebbe volentieri e offro la sua versione a questa Corte, ma non sposta nulla dal punto di vista probatorio e non è certo il quantum risarcitorio ciò a cui punta questa difesa in questo processo. Io ho le cartelle cliniche dal 74 in poi della signora Inverardi, ne ho pronta una copia, metto a disposizione di questa Corte sia le cartelle cliniche che sono documenti. Allora, se non no, adesso, se lo avvocato, è indicato nella lista testi. Però posso dire quindi che, se ho capito male, una delle persone ferita nell'attentato. Sì. Quando verrà sentita metterà a disposizione la documentazione medica. Ecco, cerchiamo anche di andare per gradi. No, era proprio nell'ottica per cui è stata inserita nella lista dei testimoni solo per deporre sul punto. La offro alla Corte, ma ove venisse ritenuta
sovrabbondante a fronte di copiosa documentazione medica, non mi straccerai le vesti. Questo siamo già nella fase processuale, avvocato. No, era solo il passaggio, per dare... ecco, adesso non è uno di quei documenti, adesso voglio dire, la cosa che potremmo leggere in primis è la sentenza Conforti, ecco. Chiaramente. Tanto per capire di cosa stiamo parlando, non abbiamo bisogno di altro per fare delle valutazioni, e poi è chiaro che quella sentenza andrà letta assolutamente in controluce sulla base appunto delle nuove evidenze, perché il processo ricomincia da capo. Qui ricominciamo tutto da capo, va bene, cercando però laddove possibile di far tesoro anche di esperienze considerate anche convincenti appunto del passato. Non ho ancora sentito la voce dei difensori, volete aggiungere qualcosa di fronte a questi argomenti? Grazie, se posso, volentieri. Beh, un saluto al Presidente e a tutti i giudici. Ma in realtà mi faccio i complimenti di cui non avete bisogno, perché effettivamente il rinvio non mi sembra così lungo. Proprio la settimana scorsa, davanti a un collegio di un tribunale veneto, ho avuto un rinvio per differimento dell'attività dibattimentale di un anno. Ecco, quindi voglio dire, averlo saputo prima, no, avvocato. Quindi no, voglio dire effettivamente ci saremmo posti un po' meno scrupoli, ci vediamo abbastanza presto, ecco, e cosa di cui siamo contenti, nel senso che questa difesa, signor Presidente, signori giudici, non ha nessuna intenzione dilatoria in questo processo, anche perché non ha senso visto la data dei fatti. Ha delle intenzioni di verità, come tutte le parti qui presenti in aula. Lei faceva un accenno sulla durata dell'udienza preliminare. Sì, è vero, è durata molto, ma mentre voi avete un fascicolo praticamente vuoto, l'udienza preliminare l'abbiamo dovuta affrontare su qualche centinaia di migliaia di documenti. No, allora scusi, non è che io ho criticato la durata. No. Ho detto semplicemente che se è durata tanto, evidentemente c'erano tante questioni da affrontare, anche di natura preliminare, immagino. Sì, ecco, no, nel senso, per non sono state questioni anche dilatorie nell'udienza preliminare. No, che c'è stata una questione sulla costituzione di parte civile. Esatto, e poi c'è stata una vicenda che ha ritardato un po' la trattazione. Come so che c'è qualche questione, c'è stata anche nel Tribunale dei minorenni, che devo dire egoisticamente a noi... Per noi è stata favorevole, perché è chiaro che se riuscissimo a far andare avanti i processi di pari passo sarebbe meglio, perché ci potremmo trovare delle sentenze magari non contraddittorie. Volevo solo dire che... Anche dei tempi diversi, che ci metterebbero un po' in difficoltà, perché noi non possiamo garantire quei tempi. Certo, ecco, tutto qua. Volevo solo dire, Presidente, che gli 8 mesi della durata dell'udienza preliminare... Un anno e 2 mesi è durata. 20.09.22, 21.11... 2023. Ah no, io parto dalla fissazione della prima udienza. Chiedo scusa... Il collega può parlare più vicino al microfono, perché le mie orecchie un po' vecchie non arrivano a tanto. Beh, non doveva mettersi là in fondo, avvocato, lo poteva mettersi più vicino. Se qualche giovane collega vuole cedere più il posto. Giovani. Comunque, come si fa sugli autobus, se qualcuno vuole cedergli il posto? Lei, avvocato Magoni, che è molto più giovane, potrebbe fare questo bel gesto, ad esempio. Per il momento rimarremo hic manebibus optime. Un po' di leggerezza non sta male. Ha finito di parlare, avvocato? No, dica. No, dicevo che la fissazione di udienza poi è stata cominciata a marzo del 2023. Per quanto riguarda, signor Presidente, la nostra lista testimoniale corposa è stata fatta per anche zelo e dovere difensionale, ma ricordo a me stesso che nel tanto ci sta il poco, quindi da parte nostra durante lo svolgimento del processo non c'è nessuna preclusione a vedere quelli che possono essere testi in più quando si è già raggiunta una verità con altri testi, oppure col consenso delle parti a vedere se c'è la volontà di acquisire o di rinunciare. Per quanto riguarda, ringrazio la Procura della produzione delle sentenze. Come voi avete visto, anche motu proprio come difesa abbiamo già acquisito ai vostri atti la Conforti ed altre sentenze, quindi magari nel fare le copie alcune cose per risparmiare carta ci sono già, mentre altre sentenze che il signor procuratore ha
ha prodotto, tipo la revisione e quant'altro, era già nostra intenzione. Quindi su queste produzioni non solo c'è un consenso a prescindere, ma c'è anche un ringraziamento, perché era un qualcosa che avevamo già nelle nostre intenzioni di fare. Ovviamente, non, visto che oggi è un ragionamento sul modus operandi, non entro su temi tecnici legati a acquisizioni 512 o altro. Ecco, su questo ci sarà modo di interloquire quando lei lo ordinerà. Per quanto ci riguarda, faremo quindi sicuramente una cernita dei testi principali. Credo anch'io che in questo processo, molto interessante anche dal punto di vista storico, però i fatti processuali, come lei giustamente dice, forse veramente si possono anche concentrare in una serie di circoscritti elementi per i quali poi i giudicanti, nel silenzio della Camera di Consiglio, nella solitudine della Camera di Consiglio, capiranno se potranno portare, come noi riteniamo, a una sentenza di assoluzione o ad altro. Volentieri proveremo a fare una memoria prima del 18 giugno, se sarà quella la data, su alcune questioni preliminari. Sì, preliminari. Perché non discutiamo di merito, sì, solo sì, preliminari. Preliminari, oppure le volevo chiedere anche se può essere di interesse una memoria su alcune questioni legate alle richieste di prova, quindi alle liste anche testi. Anche sì, indubbiamente, ecco, perché sì. In realtà, e così da un'anticipazione, le questioni preliminari sono quasi assenti, ecco, nel sì. senso che non ci sono meglio. grosse questioni. Ecco, guardi, sulle prove ho anticipato. Noi non siamo in grado di, prima di conoscere il processo, di capire ciò che può essere rilevante e può che non essere rilevante. Quindi tendenzialmente potremmo fare un provvedimento ammissivo di carattere generale. Prima vi chiedevo se era possibile di fare un'istruttoria a due fasi, cioè veramente selezionare i testi, quelli essenziali, in prima battuta per entrare bene nel processo, e poi recuperare anche altri testi magari che sono un sì. po' secondari. Quindi fare due giri di... Dice, ecco, tenete conto che poi c'è sempre il 507, certo. che allora, di tutto ciò, noi siamo badiamo sempre molto alla sostanza e non alle forme, anche veniamo accusato a volte di essere un po' poco rispettosi delle forme, ma perché puntiamo alla sostanza, qualsiasi elemento che dovesse contribuire alla verità su questa vicenda, noi siamo disposti a acquisirla, a prescindere anche da quello che è il contenuto delle vostre liste testi. Dovessero emergere altre certo. circostanze, abbiamo sempre il 507 che ci consente di fare tutti gli approfondimenti che riterremo necessari e utili. Anche sui documenti ci concentreremo necessariamente su quelli attinenti sì. ai fatti. E anche, mi raccomando, sottolineando, sì, 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 capito? Faremo... ci sono gli evidenziatori, avvocato. Ah, guardi, io sì. ne consumo a livelli industriali. Quando noi troviamo anche delle produzioni già manipolate, da, insomma, noi siamo contenti, a volte per le questioni glosse, di rispetto non ce li producono, invece noi siamo contenti perché riusciamo a capire esattamente qual è l'argomento, il passaggio che può essere ritenuto rilevante dalla parte. Ecco, l'ultima cosa, poi mi taccio davvero, per quanto riguarda le acquisizioni di testimoniali di altri processi, evidentemente abbiamo una stella polare che è il 468 4 bis, e quindi su questo mi pare che la strada sia segnata. Su accordo delle parti, peraltro, nel vostro fascicolo avevamo già acquisito, secondo noi, delle testimonianze fondamentali svolte nel processo presieduto dal dottor Fischetti. Grazie. Ecco, ripeto, anche questo, per questo vi ho chiesto di fare una selezione rigorosa di, perché i testi fondamentali vogliamo vederli noi la prova vogliamo vederla negli occhi, va bene? Quindi su certe cose non dobbiamo vivere di esperienze appunto di altre. E poi ripeto, quel processo, per quello che ricordi, era un processo che forse aveva un ambito più ampio, ecco, nel senso, veniva da un'indagine che era infinita. Allora, io sono poi a memoria storica, quando
sono entrato nell'ufficio delle indagini preliminari, parliamo della data in cui è entrato in vigore l'attuale codice di procedura penale, 24 ottobre 1989, è stato prorogato un giudice istruttore per tanti anni proprio perché doveva occuparsi di questo, ecco, questo processo aleggiato in questo tribunale per tantissimo tempo. Va bene, quindi noi però dobbiamo cercare di, ecco, di cercare di fare un processo dove conta la verità storica sul fatto. Ecco, altre circostanze esterne, questa cosa per noi interessano di meno, saranno poi frutto di valutazione da parte degli storici e non in sede giudiziaria. Volete aggiungere qualcosa? Qualcuno? Sì, sì, Presidente, giusto per capire, la prossima udienza iniziamo con i testi o... No, la prossima udienza, allora guardate, adesso ringrazio l'avvocato che ha compreso anche lo sforzo che abbiamo fatto per essere qui oggi e per essere a giugno. Necessariamente dobbiamo aspettare di vedere cosa succede, come saremo messi in quella data. Sulla base della composizione, dell'aiuto che ci verrà dato, potremmo decidere di fare un calendario. E, ve l'ho detto, noi abbiamo bisogno di giudici in carne e ossa e non di posti, perché fino adesso in realtà ci sono molte proposte, però ancora devono, è un cantiere aperto. Sulla base delle nostre risorse, il Presidente, guardate, non può abbandonare i giudici della propria sezione al loro destino. Questa cosa non è possibile, abbiamo delle priorità e oggi il codice rosso è prioritario rispetto anche al processo della strage, perché queste sono le regole. Abbiamo molti processi con detenuti che non possiamo fare scadere. Il codice rosso ci porta anche grandissime responsabilità, perché sapete che ci sono i reati spia, se noi sbagliamo sul reato spia poi chiaramente poi la responsabilità è nostra. Quindi dobbiamo tenere il pezzo anche sui processi importanti che abbiamo. E in base a quello, alle risorse e alle persone che avremo a disposizione, potremo fare un calendario di udienze. Io mi auguro di avere più risorse possibile, perché anche dare continuità a un processo quando lo si comincia è importante per tutti noi. Ci siamo spiegati bene. Qualcuno ha qualcosa da ridire? Lei è avvocato che non ha preso parola? No, sì, tanto ci siamo conosciuti, perché il suo collega l'avevamo già conosciuto nei giorni scorsi. Lei che è un nostro osservatore esterno, in qualità di osservatore esterno qualcosa da aggiungere? Non ha niente da aggiungere. Benissimo, allora se è così possiamo dire che l'udienza è tolta e ci rivediamo allora il 18 di giugno ore 9. Ecco, tenete conto che la Corte d'Assise è un po' elefantiaca come composizione strutturalmente, che prima dell'udienza, come è avvenuto oggi abbiamo dovuto conoscere i giudici perché non ero stato io a estrarli, che ci può essere, di solito si comincia un po' in ritardo perché prima bisogna mettersi d'accordo, ecco, se fa qua, c'è qualche interlocuzione, col vostro consenso cercheremo di recuperare il giudice che abbiamo perso. E guardate, se successe qualcosa durante la strada, chiederemo anche il consenso, ecco, di continuare il processo senza riprenderlo da capo. Perché se dovessimo interrompere e riprenderlo da capo, non faremmo in tempo a finirlo noi. Va bene? Sì. Va bene. Tanto ognuno...